Ok, ciao ragazzi, sono sempre in draft. Passiamo al loser round 4, che vede affrontarsi Carminuccio contro Lucas il burlone. Questi due sono due fratelli del panorama smash napoletano, molto conosciuti per la loro trollosità, diciamo. Insomma, si divertono tanto, tauntano appena possono, si mettono le mani, si mettono e urlano. Luigi, hanno deciso un Luigi Jigglypuff. Carmine è, diciamo che è polivalente, non è un vero e proprio main. Passa da Ness a Falcon. Ora lo vedo con Jigglypuff per la prima volta. Lucas invece sempre fisso e fermo su Luigi, e lo trovo molto sicuro. Sono due bei personaggi. Jigglypuff molto leggero, ma c'ha delle aerial fantastiche che possono portare alla kill del 0%. Luigi, ottime combo in connessione dalla presa in giù. 3, 2, 1. Qui con me anche Magistris, stato eliminato brutalmente da me. È vero, dobbiamo ricordare quello. Insomma, inizia il match fratricida. Vediamo, inizia a spaziare Jigglypuff con questi forward air, neutral air. Riesce a simulare 45%, ma partita in parità, perché Lucas riesce a simulare 43% su Jigglypuff. Parità perfetta per i due fratelli. Ecco, 45, serie di stringhe e di forward air. Prova l'up smash sulla piattaforma, ma non è abbastanza alto, non ce la fa. 39% per Jigglypuff. Prova la jab, troppo stage, ma Lucas sa bene che non può stare sotto lo stage, altrimenti viene punito da Jigglypuff, e quindi decide di passarci sopra. Okay. Ottima scelta, secondo me. Il giocatore di Jigglypuff è una delle cose più cancrogene, se si può dire, in questo mondo di Smash. Ah, potevo connettere con un sub B e morte per Jigglypuff, ma non c'è necessità. Un B, kill lo stesso. 79% per Luigi e Carmine, che deve recuperare questo. Oh! E lo porta fuori. Vediamo come recupera. Non recupera Lucas. 0-0. Tanto in real life da parte di Carmine. Gioca l'americana. Gioca l'americana. 2 stock pari. Vediamo, tenta la presa. King of zona con questo forward in continuamente. Però con il back air abbastanza intenso. Vediamo. Luigi di Lucas ha questo vizio di usare spesso la palla di fuoco per zonare, e riesce molto bene. Infatti il match prima ha ucciso in questo modo, ma non guardiamo, continuiamo presto, certo. Partita comunque in parità, 31% per Giro, 40% per Luigi. E ricordiamo, con il forward special di Jigglypuff, lo scudo può breccarsi in un attimo. Vediamo back air, dash attack che anche uccide, ma non a quelle percentuali probabilmente, scusato. Air, serie di prese a fair. Si rifugia sulle piattaforme Jigglypuff. Non ancora con queste pallette che rompono davvero le pallette. Presa per non l'ha rifatto. Ora con un neutral air Luigi potrebbe portarsi a casa lo stock. Vediamo Jiggly, il suo up smash non è assolutamente abbastanza alto, perché non uccide Luigi. Però la situazione è molto rischiosa per Luigi, però ce la fa, c'è. Jigglypuff non ha voluto rischiare, poteva essere punito in quel caso, anche se Jigglypuff era molta priorità sugli attacchi, ma ha preferito non rischiare. E qui potrebbe punire le prese di Jigglypuff, che non uscito, back throw non va, recupera, match tesissimo, 142% per Luigi. Se viene solo toccato, Luigi va nelle stelle. Non uccide il side, il paccarillo di Jigglypuff. Zona con gli aerei continuamente, come sul foglio, Carmine. Sì, può essere. Fase
un po' morta, diciamo, una partita dove cercano di scappare l'un dall'altro perché hanno paura non c'è l'altro. Infatti non ho mai visto così tesi Carmine e Luca. Di solito se ricordate in faccia in questo momento. E Carmine sfoga tutta la sua rabbia urlando in faccia al fratello. Ah, e qui 0-0, ci vorrebbe tanto di Luigi, ma è troppo teso. È troppo teso Luca per farlo. Fa un bel sorrisetto, ha capito bene la situazione. 0-0, reset completo del match. 1-1, match tesissimo, 3 minuti e 50 alla fine. Preso in giù. Non abbiamo visto forward air da un air che lo prende, deve essere pulito la grande presa forward air, neutral air, up smash, e queste sono le combo di Luigi che ci piacciono. E ha provato a pulirlo Jigglypuff, non trova un rest per non rischiare, non avrebbe ucciso quelle percentuali. Provo a cercare, attenzione, Luigi recupera, vediamo se ce la fa Carmine, ha rischiato tantissimo. Vediamo Jigglypuff zona ancora con Back Air. Luigi cerca di entrare, difficoltà per entrare Luigi, 97%. Un Back Air potrebbe uccidere Luigi in questo momento e deve riuscire a recuperare un po' di danni, 82%. Ora invece è Jigglypuff verso il rischio perché è il personaggio più leggero del gioco e con un neutral air Luigi potrebbe portarsi a casa il match. Intanto cade a terra una bottiglia d'acqua, era chiusa fortunatamente. E Luigi si porta a casa con dei segnali un po' scurriti nei confronti del fratello. Per fortuna non sono sanzionati. 1-0 per Luigi. Comunque partita molto equilibrata. Questo è il microfono Donkey Kong. Si cambia con i personaggi. Carmine lascia la via da morbidissimo per prendere la via delle botte di Falcon. Vediamo. I fratelli dicono giochiamo dopo abbiamo giocato. Politica migliore per la scelta degli stage. Vediamo, Luca passa Lucario, Donkey Kong, non penso che cambierà. Come? Fred fuori? Intanto Carlo sta andando avanti nella loser bracket, ma non siamo qui per parlare di Wario, ma dello scontro tra Tigida. Perché Wario, certo. Prego. Tanto qua è già cominciato. Attenzione, Luca è con Lucario. Marco, non lo secondo. Lo stage è Omega. Omega Battle, quindi a me non piace. Fa proprio schifo. Però che è importante perché Luca, quanto Lucario. Ma vaffanculo! Così Max Curone. Ma pure serio, mannaggia la miseria. Passiamo ai match seri. Vediamo la jab da parte il Capitan Falcon e poteva punire in questo modo, presa connessa, non connessa con la Bear, ma 58% per Lucario. E ricordiamo, se Lucario arriva oltre il 100% non è stato ucciso, entra in campo la Rage Mod e l'abilità dell'aura di Lucario, che più danni accumula. No, Rage Mod entra al 100%. No, entra al 100%, non lo faccio. Te lo dico io, ho studiato. Potere 95%. Però e già questa percentuale può uccidere. Era un tech quello, non so. Prova a forward air e ora il recupero di Lucario al 105%. È immenso, si trova lo stage. Affair che uccide di Capitan Falcon. Questo non me l'aspettavo davvero. Comunque Lucario perde tutto il suo vantaggio. 0%. Non serve a una mazza Lucario. Solo vantaggioso per Capitan Falco che deve solo accumulare danni senza il rischio di farsi uccidere con facilità. Lucario cerca di zonare quasi come Luigi prima con la palletta, ora cerca con la stratosfera, come si chiama? La forza sfera. Che se ne aspetto di Pokémon Magistics. Ricordiamo, gestisce la Lega Napoli di Pokémon, quindi se volete andate sul sito www.magixx.it. Intanto qui un colpo faccio tentato
su Lucario. Metto la mano davanti per vedere. Andiamo. 2% di Capitan Falco, 52 per Lucas, il burlone Down Smash non piazzato. Vediamo il girato forward special che va a dare un cazzotto dritto in testa a Lucario. Però fa la presa, è 91%, fa molto forte, fa molti danni Lucario e lo mette in controllo con questa sfera. E la prende pure con la quarta sfera lanciata. Come si entra solo la mia voce qui, perché sto urlando come un pazzo per cose inutili. Counter è riuscito, Lucario che riesce sempre con molta facilità data la l'ampiezza del recupero. Lucario al 112%, non rischia più niente. Ora colpo Lucario su quanto potrebbe dire la morte, prova a punirlo con la tilt. Ah, potrebbe andare con la presa. Falcon cerca di migliorarlo. Calci, nulla da fare. Ottimo Lucario che riesce a pulire lo change, legge con questo forward special a 133%, copre tutto, tutto lo stage. E ora abbiamo capito. Carica la quarta sfera? No. Nulla da fare. Fase col girato del match. Dove Lucario 133% e forward special. È entrato tutto. Uccide anche dalla quarta parte dello stage. Ora Lucario 133% può cumulare tantissimi danni. Devi approfittare di questa situazione. Danni da parte di Lucario, che ora terra. Potrebbe connettere con qualcosa. È il forward special che uccide Lucario. Ha punito il counter. Semi reset. Unisce il counter non piazzato. E quindi attenzione, cosa succede? Cosa succede? Una dash throw che va a finire fuori dallo stage. Ma adesso già siamo a ben altre cose. Non l'ho messa ancora presa. Forza scudata, ma lo vedo non ci cade un'altra volta. Forward special, 70% per Lucario, fino a qualcuno a 30. Pensato. Jeb di spera. E qui potrebbe punirlo, presa, colpi continui. Scudo e se ne vanno. Sì, potrebbe punirlo. Non prova il forward day, potrebbe uccidere il tele! E con questa siamo 1-1. E questa siamo 1-1 tra i fratelli Carlino. Il ballo si passa di regola. No. Alla mo continuiamo con tutte queste cose. Però dopo vorrei cambiare. Sopravvivi! Luigi! Allora, Lucas ritorna su Luigi, ritorna sui suoi passi. Gli ha dato la vittoria prima perché andrebbe tagliare. Giustamente, sono d'accordo. Invece Carmine mantiene con il mantiene il capitano. Il fedele capitano. Il fedele capitano. Si giocherà su. La scelta dello stage, vediamo. Molto importante. Su Battlefield aperto, su Delfino aperto, queste sono le dichiarazioni di Luca. Il disrespect. Il disrespect. Queste cose solo al torneo di Napoli, ragazzi. Solo al torneo di Napoli. Invece lo stage deciso. Vediamo lo spacing a Luigi. Ah, è uno stage abbastanza neutro per entrambi i personaggi. Non so chi potrebbe avvantaggiare, caricato al massimo, arriva al 70% Luigi. Forse ci cade Luca, no, con la grande. Questa forma non le aiuta entrambi i personaggi. Entrambi i personaggi a pregare qualche... Ci cade una torre, ottimo hit! Pessima DA è da parte di Luca, purtroppo, 30%. Pessimo dodge. Esattamente. Vediamo qui, connessione! Down throw e up smash. Vediamo qui zona e roll. Penso quanto questa tattica possa servire ed essere effettivamente utile. Provo la presa leggendo la roll. Ma quante prese la parte di Falcon? Ci provo un'altra volta! Questa ulti dodge va! E quindi evitate Back air unisce 49%. È riuscito a recuperare molto bene Luca. Deve recuperare adesso solo questo 50% di ritorno a parte. Non molto difficile con una presa in giù da parte di Luigi, che fa una quarantina di danni solo. Oltre già siamo a 25 con due colpi. Non è molto difficile. Su 44-55. Ok, recuperato dalla grande. Quasi reset da parte di Luca Silvulone. Siamo a 0-0.
Netrail che rompe tutto, il Netrail di Luigi. Rolli indietro, rolla avanti, rolli indietro. Per Glory Mode, sai tutti che monta in aria. Questo Luigi preso, aveva provato il side B. Che troppo lento, troppo lento. Se fosse esploso, avrebbe ucciso la vita un falso. Non gli aveva il tempo di partire. Non è andato con la presa, recupera, potrebbe punire, capito? Fa con lui Rosa, no, rimanella, perché sa che il fratello non sarebbe riuscito a recuperare. Questa è conoscenza dell'avversario, ragazzi, con cui gioco ogni giorno. Non ha voluto rischiare con il campo. Non ha voluto rischiare, perché sapeva che sarebbe morto lì. Ora, di combo, dovrebbe cercare una kill a questa percentuale. Dovrebbe con un sub ben piazzato. Che schifate e che parate. La PB viene piazzato, non viene piazzato nemmeno il forward smash, e quindi nulla di fatto, nessuno punisce nessuno. E il 130% del Falcon. Falcon fa smash a legge. Un po' di pressing. Un po' di pressing. Vediamo, roll indietro, roll avanti. Senta la presa, cambia da Falcon, senta il read sulla roll del fratello. Non era una buona scelta, però non ho girato. Jab canterato da un tilt. Non è tra leve. Oh, ottima di Rayman, ma non basta. Smash, non basta. 65% per Luigi. È un buon vantaggio per Carminuccio. Andiamo qui. Botte, jab, 90%. Botte sulla piazza. Dobbiamo essere verso la fine del match. Vediamo. Roll, ancora roll. E invece va! Carmine passa il turno! Invece campione del fratello del turno! Elimina il capitano! Non perdona! Il capitano non perdona e non perde mai! Complimenti a Carminuccio! Si stringono la mano i fratelli, non finisce in rissa come ci aspettavamo! Lo scudo l'avevi fatto! Lo giura! E per questo match della loser bracket è tutto da Andrept e Magistrix, alla prossima! Alla prossima!